Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione JP, ovviamente, perché oggi è uscito Alfinò con la sua arma LED. Alfinò che esce in un Heretic Quest abbastanza classica per quanto riguarda la versione giapponese e, sinceramente parlando, un personaggio che non mi ha detto tantissimo. Alfinò è stato comunque un ottimo personaggio in epoca X Plus, con le sue aure e con le sue meccaniche che lo rendevano comunque un buon damage dealer e al tempo stesso anche una discreta battery. Con LD purtroppo non è riuscito, probabilmente per me a primo impatto, a fare il salto di qualità. Ma ovviamente di ciò ne parleremo meglio magari stasera in live sul mio canale Twitch, mentre invece oggi, con questo video che vi lascio appunto così, un po' così, cerchiamo di prendere l'LD. Vediamo se magari abbiamo la possibilità di poterlo droppare. Ho molta paura perché c'è Wacca sinergico con lui, e di Wacca ne ho praticamente già 4 LD, cioè potrei maxarla senza Power Stone fondamentalmente. E anche Wacca, insieme ad Alfinò, ha ricevuto il livello 90 e anche un rework. Wacca che adesso ovviamente è un po' più aggressivo, riesce a fare un po' più di danni in modo, come dire, in modo un po' più ampio, sia per quanto riguarda il singolo che per quanto riguarda anche i multi-target, sia con l'attacco EX ma soprattutto con l'attacco LD. Un attacco LD che comunque è stato decisamente migliorato, ma che comunque analizzeremo nel dettaglio poi questa sera in live. Detto ciò, vi faccio vedere la LD. Eccola qui, ovviamente a me segna anche l'LD di Wacca, ma sapete benissimo che me la segna non maxata proprio perché ce l'ho in inventario senza averla mai maxata. Free ticket, vediamo se abbiamo una gioia. Anche se non penso proprio, infatti, mi sembrava abbastanza palese. E quanti ticket possiedo? 130, ok, direi che questi 30 possiamo utilizzarli subito. E poi magari vediamo cosa succede durante la live, tra sub eccetera eccetera. Magari ci buttiamo totalmente questi ticket, ma spero proprio di no, perché in realtà non mi interessa più di tanto. E diciamo pulliamo un pochettino sia per il video che per ovviamente per collezionismo più che altro. Non pulliamo per un interesse, almeno non sto pullando sinceramente per un interesse. Sto provando qualche ticket, tanto ne recupererò sicuramente una parte con il completamento di queste Heretics, quindi vediamo se effettivamente ho la possibilità di potermi, come dire, migliorare e trovare qualcuno. Ovviamente la mia paura è Wacca. E tra l'altro ne approfitto anche per comunicarvi che su Twitch durante questo mese di settembre avremo una nuova programmazione, e sarà uscito probabilmente anche il post sulla community tab di YouTube, quindi vi invito a guardare la sezione community del mio canale YouTube, o se siete su Discord guardare le news su Discord, proprio perché ho annunciato ufficialmente il calendario di settembre. A partire dal giorno 10 di settembre si comincia Life is Strange True Colors, poi ovviamente si continuerà durante la settimana con la Perfect Run che stiamo facendo su Final Fantasy 9, che poi successivamente sarà seguita da Final Fantasy 7, quindi faremo la Perfect Run di Final Fantasy 7 all'interno del canale. Ma c'è anche un gioco misterioso, che verrà portato ogni mercoledì in live. Oh, trovata l'LD? Così? Oh merda. Va bene. Fa bene parlare del canale Twitch, avete visto? Cioè, mi consente di trovare le armi. Ottimo, abbiamo trovato la LD in relativamente pochi ticket, quindi sono abbastanza soddisfatto. E niente, e quindi vi stavo dicendo che avremo un gioco misterioso all'interno del canale, che ovviamente verrà trasmesso ogni mercoledì, e poi ho introdotto un nuovo giorno dedicato ai sub, ovvero il sub day. Quindi il giovedì, tramite votazione che verrà effettuata sul gruppo Discord, quindi vi invito ad entrare su Discord se siete abbonati ovviamente al canale, per entrare nella sezione speciale
e avere diritto quindi alle votazioni di ciò che verrà fatto giovedì. Quindi avrete modo di poter esprimere delle preferenze su ciò che vorreste vedere in generale sul canale. E poi ovviamente venerdì si riprenderà con Life is Strange, sabato e domenica non, teoricamente non streammo, però magari se c'è qualche richiesta in particolare e io sono libero, posso tranquillamente accontentare. Per cui ragazzi, mese di settembre scoppiettante su Twitch, vi invito a dare un'occhiata al post nella sezione community, se siete abbonati vi invito a entrare su Discord per partecipare alle votazioni. E detto questo, niente, ci vediamo stasera, proveremo Alfino, dato che io già ce l'ho comunque maxato, per cui non mi costa niente portare anche la LD. Ci vedremo stasera in live su Twitch, testeremo Alfino, vediamo un po' come è combinato il personaggio, daremo le nostre, al solito, le nostre valutazioni e poi passeremo oltre, perché parleremo anche della nuova BT che verrà rilasciata a metà mese. Si hanno notizie più certe, si ha la possibilità anche di sapere il personaggio che verrà rilasciato con la campagna che verrà annunciata praticamente a metà mese, per cui tanta bella robetta. Vi aspetto come sempre ore 21 su Twitch, noi ci becchiamo dopo, spero che i vostri pull siano stati altrettanto fortunati, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo come sempre alla prossima, bye bye.